La 24esima puntata del libricino del Muori. Menudo. Comincia con i Gucci che è stato beccato. Tutti se fanno i cannoli a vicenda. Tutti se vogliono beh, i dissapori del passato accantonati. Pure ai Zawa se pian pezzo de merito. Pure la polizia. So così contenti che mo lo lasciano a Nai Gucci solo per poter giocare ancora con lui. E beh, arrivederci. No. Apos. È il momento della verità. Dopo 24 puntate e quasi 4 anni di riassunti, ce lo dite pure a noi come funziona sto potere. E vabbè dai, il libricino del Muori. Secco così, subito inizio puntata. La persona il cui nome sarà scritta su questo quaderno schiopperà. Cazzo sta a dire? Te giuro, ma non è vero un cazzo. Te dico fidate. Ok. Tutto a posto là? Non lo so, mi sento strano. Frammenti del passato. Cioè scrivi un nome e quello muore? Quindi gli analfabeti non possono usarlo. Mi sembra un potere abbastanza elitario contro il popolo. Cazzo sì, almeno scrive Ciro. C'è effettivamente un quaderno? Sì. Ma allora è un uomo sincero. Forse abbiamo sbagliato su di lui. Ma non ci crede subito. Un quaderno non vuol dire niente. Buonasera. Oh cazzo, Rem, me l'ero scordata. Nel casino dei Gucci, l'ultima cosa che vai a pensare. Ma adesso anche Ciro vede Rem. Se sta mischia tutto. Un mare de svorte sta puntata, eh. Ciro, Ciro, che succede? Ma nave di Federica Punk Allegrini. Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? Scrive sul quaderno. Signore, 24 puntate sono state un po' troppine per lei, eh. L'abbiamo vista distruggersi piano piano. Ma adesso è finita. Abbiamo il libricino. Vada a riposare. Si rendono conto che chi tocca il quaderno viene contagiato da una tossina che gli produce allucinazioni brutte. No, vede Ushinigami. Ma quindi i messaggi del secondo Kira, Misa, ormai è risaputissimo, sto cazzo, era fisicamente un notto. E noi rigamacce sopra, chissà che intendeva dire. Che se potevamo aspettare da Misa? E Rem, come noi, non sta a capire. Come si sostanzia questo piano di Light che dura ormai dalla fine della puntata 15. Già t'avevo detto che non sa niente. Ma era nei suoi piani che L scoprisse tutte cose sul Death Note? Come può giocare a suo favore? Perché si espone sempre così tanto? Sarà utile per salvare Misa? Che cazzo sta a fa'? Danno il quaderno a L e finalmente pure lui vede lo Shinigami. No, sono calmo, sono calmo. Avevo ragione, si parla veramente di quaderni, sì. Il mio tesoro, il mio Death Note. L, ho paura! Sento che se tocco quel coso perderò 8 puntate di costruzione del personaggio. Ma appunto, quaderni più di uno. Quindi non c'è solo sto Kira, ma pure un altro. Non è finita qua. Non vi preoccupate amici a casa, stiamo a metà. C'è un altro quaderno oltre questo. Deido, già ho perso. Azz, i quaderni da cercare tornano due. Ah no, c'è la Light. Il libricino del Muori. Il suo libricino del Muori. Raccolto nella puntata 1. Si ricongiunge al proprietario. Reggite, sì, reggite. Un Boeing 666 pieno di ricordi sta a atterrare nella capoccia de Light. Presidente. Io sono il più bravo, io ammazzo chi c'è. Se tu dici che sono cattivo, allora sei tu. Primo locale, 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 primo locale. Ecco com'è uno Shinigami. Hai capito? Sì. Bentornato. Fammi vedere un po' l'occhietti. Adesso confronto i nomi. Ok, Light è sospettino. Sto stronzo non guarda più in macchina. Perché appena lo fa, se rendemo conto che è tornato il Dio. Quanto mi sono mancate ste facce. Guarda che facce. Non sta bene, non sta bene. Me sono mancate. Le armi stravaganti. Io ho fatto.
E tu stai ancora strisciando nel mondo dei vivi. Ladies and gentlemen, and Asterisk and Shinigami, insomma tutti, il Light Yagami Mr. Nice Guy muore! Senza manco aver scritto il nome sul quaderno, bastava toccarlo. Ma questo è considerabile suicidio. E Kira ritorna! Resuscita! Citta titolo vero dalla puntata. Anche se Moelle sa tutto. Eppure la polizia, qualcosa è andato storto. Tutto secondo i miei piani. Molto sexy. Hai cagato? Ma quali sono sti piani? Ok, te lo dico. Tra l'altro questo è un pezzo che in tanti non hanno capito della serie manga, anime, chiamalo come te pare. Ve lo spiego io. Torniamo a prima della quarantena, quando si girava senza mascherina. Light dà il libricino del Muori ex di Misa, adesso suo, dopo che lei disse cia cia, a Rem. E poi rinuncia alla sua proprietà, così il quaderno torna a Rem. Ma perché fa questo? Ci viene in soccorso il manga! E anche il libricino 13, quello con gli extra, ma te lo dico dopo. C'è un pezzettino tagliato che chiariva tutta la questione, dove Light fa delle domande agli Shinigami, tipo: i libricini del Muori possono essere istituiti solo agli Shinigami precedentemente proprietari? E la risposta è sì. Quindi non può dare il libricino che gli ha dato Ryuk a Rem, lo deve ridare Ryuk, e viceversa. Per adesso. Si fa anche dire che se uno ha rinunciato al quaderno e ne tocca uno di cui non è proprietario, la memoria gli torna, ma solo finché è a contatto con esso. Tipo adesso. Anche rinunciando a quello di Misa, non perde la memoria, perché ha ancora il suo. Ora il quaderno che t'ho dato, dallo a Ryuk! Quanto tempo, frate! Com'è andata senza mele? Non voglio parlarne. Perché un'altra cosa che si è fatto dire è che gli Shinigami possono scambiarsi i quaderni fra loro. Che gli frega. Adesso Ryuk, questo libricino che era di Rem, buttalo per terra. Ti indico do stappettera, perché so che sei limitato. Ho un déjà vu! E ora Light lo raccoglie, ridiventandone proprietà, creando un revival della prima puntata. Ma così non avevamo risolto niente. Sei sicuro? Sei veramente sicuro, Ryuk? Sei veramente sicuro, Ryuk? Vabbè, me sto zitto. Scusa. Sembra che non sia cambiato niente. Ma adesso il possesso del quaderno da Shinigami è passato da Rem a Ryuk. E chi possiederà sto quaderno lo dovrà restituire a Ryuk. Chi possiederà sto quaderno sarà seguito da Ryuk, non più da Rem. Tocca al quaderno di Light, fa il giro tra le società. Sono un po' come gli evasori fiscali. I soldi vanno da una parte all'altra e non ci capisci niente. Quindi Light ridà il suo quaderno, sopra un panno per non lasciare impronte il bastardone, che è lei, ciò cadute, eh? A Ryuk, rinunciando a questo adesso, perché ora ha di nuovo quello di Misa. Qua è un attimo che te sbagli e perdi la memoria, cazzo de cane. Dopodiché Ryuk lo passa a Re. Momento incredibile, attenzione. Si può anche vedere, diciamo, come Light e Misa si scambiarono i quaderni all'epoca. Ora so gli Shinigami a farlo. Livello successivo. Questi erano i preparativi, che figata. Light dice a Rem di trovare qualcuno capitalista che vola a viva a Dubai, nel lusso, in faccia agli schiavi che l'hanno costruita. Devo cercare uno youtuber o uno streamer. Vabbè, vabbè. Ma perché vabbè? Ma perché gli date retta? Quando un essere umano vi ridà il quaderno, basta! Ve ne dovete andare! Anzi, in teoria potete fare come vi pare! In generale sempre! Se un possessore del quaderno ve sta sulle sulle mele, o potete ammazzare! C'è scritto qua! Fatti i cazzi tua! Fa il lavoro tuo che io faccio il mio! Light, non parla con me! Non bucare la quarta parete! Io buco quello che cazzo mi pare, perché sono il dio! Perché gli date retta? Perché? Io per Misa, io per le mele, farei di tutto! E ok! È il bello di Light, sfruttare le loro debolezze. Perché possono essere anche dei. Anzi, quelli sono due coglioni, solo perché ci sono nati. Light c'ha gli Shinigami come scagnozzi. Io comunque non ci ho capito un torsolo. Guarda, per una volta mi sento come te. Fidete, così Misa si salverà. E se dovessero passare degli anni o decenni, potrò sempre morire di vecchiaia, non preoccuparti.
Vabbè, me fai secco. Non ti fidi di me? No. Veramente non ti fidi di me? No. Pensi che io possa fregarti? Sì. Pensi veramente che io possa fregarti? Va bene. Scus. E Rem se ne va, non avendo capito che Light l'ha appena allontanato da Miss. Poi, non spoilerà, dovrò farmi sorvegliare in quarantena. Lì, e solamente lì, rinuncerò al quaderno di Misa, perdendo completamente la memoria. Piccola cosetta, tra l'altro, che te voglio dire. C'è un limite a quante volte puoi fare sto trick. Riacquista e perde la memoria. E il limite è 6 volte. Così come so 6 i quaderni che possono circolare sulla Terra. Se un essere umano ne trovasse un 7° e ci scrivesse qualche nome, non funzionerebbe. E stiamo a 2-6. Famo il terzo 6? Il limite di età per poter utilizzare il quaderno è 6 anni. 666! Olè! Andiamo avanti! Come farai a fatte mette in quarantena? Beh, non posso far altro che diffonde un virus! Che cosa? Ryuk! Mi serve qualche piumetta! Sì, è vero, sono stato io! Messo in quarantena, procederemo con la puntata 17! Ed Elle non potrà fare altro che scagionarmi. A quel punto so già cosa farò. Tenterò di conquistare il mondo, di catturare Kira. Perché sono fatto così. Sono proprio fatto così. Sono tanto bravo e chi nega io lo ammazzo. E lo catturerò easy, sto capitalista. Pure soda a Elon Musk. Così alla fine il libricino tornerà a me. Speriamo solo di non rendermi conto che c'è qualcosa che non va. Speriamo di non essere così forte da capire che l'unica spiegazione razionale è che io sia Kira che ha perso la memoria volontariamente per sto piano e non mi condanni a morte da solo. Ma a parte questo, ecco il mio master plan che me porto appresso da una decina di puntate, minuziosamente studiato, e tutto ha funzionato, perché io sono... bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, perfetto, fortuna, entusiasta, amore, talento, simpatico, sorriso, elegante, poliedrico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, oggettivo, amato, critico, sognatore, a mille, rispetto, soprammondo, sono riflessivo, meritevole, accogliente, pragmatico, educato, e previdente, confortevole, no, accogliente. Ma perché non mi ha interrotto? Perché la gente scrive che ho messo confortevole per riprendere fiato e invece è solo per il meme. Ma che veramente, ce la faccio ancora a dirli tutti? Ve lo dirò quando non ce la farò. È un pochino sempre più dura, ma easy. Riesco a dirli ancora tutti insieme. E ora c'è il tocco finale, uccidere l'attuale Kira, per fare in modo che torni a me la proprietà del libricino. E devo farlo senza staccare le mani da esso, se no perde la memoria, come abbiamo detto prima. E come farà? Ci scriverà sopra? Non poco è l'accanto. Che fa? Dice a tutti: regà, una cartoleria dei Shinigami! Dategli fuoco! E gli dà una mattonata ai Gucci. Oppure scrive, forse è più semplice. No! 4 tiri, non de più. E lo sportellino fa cucù. Orologi magici e dove trovarli? Ma che è? Un orologio col cassettino? Sì. Mai visto in commercio. Tranne l'altro anno che l'hanno fatto apposta per la serie, però. Ma che ci facevi prima? Ci copiavi? Ci mettevi i bigliettini? Proprio tu! Non ci credo mai! Ci nascondevi il fumo? Ma che? Uno potrebbe anche pensare: ma che non l'hai mai aperto sto cassettino? Mai che sei riannato al parchetto, 5.000 yen, 2 can... penne a sfera! Ma che è sta cartaccia? No! Perché anche qua ci viene in aiuto il manga. Sto cassettino l'ha creato lui! Per st'occasione! Dopo il cassetto esplosivo, il cassettino salterino! C'ha sta passione per i contenitori rettangolari sotto le cose. Ma la sua più grande passione, sappiamo qual è. Sul libricino si scrivono i nomi. Quello che li scrive è Rena Kira, che li scrive da quando aveva 18 anni, tutti i giorni, 365 giorni l'anno. Rena Kira, posso dirti? Me coglioni! Ercami! Ma davvero ammazzi 365 giorni l'anno e sei felice? Ti ammazzo tutti! Ed è per questo che se ne ricorda solo quando riacquista la memoria. E cosa si ricorda? Di aver nascosto un pezzettino di libricino lì dentro.
so poco previdente. Ed è plausibile anche il fatto che abbia ancora sto orologio, perché le vecchie abitudini sono dure a morire, come altre cose. Ora ha tutto l'occorrente per uccidere i Gucci. I Guccide! Te sei scordato una cosa, però! L'inchiostro? Il sangue! Guardate Light come dà il buon esempio! Non ha paura di farsi il vaccino! Comunque è teatralissimo! Biblico! E con un'abile mossa, per non farsi vedere da L, che sta cosa... girato! Senza vedere! Scrive meglio di me! Preciso, centratissimo, va! Un quadruccino! Il re di vivo Kira miete la sua prima nuova vittima! I Gucci! Fra 40 secondi... Ma anche... Dai che manca poco! Sta di qualcosa! No, no! Prendi per il culo! Stai ammugugnata 10 minuti! Sto confrontando! Confrontando! È la paura di quel coso, sai! Va, come veste male! Ridammi il quaderno un attimo! Aspetta! Confronto! Paragono a costo! Ridammelo! Bussoli, è mio! Oddio! Gizmo! I Gucci muore. Muore proprio brutto, tutto storto, fatto male. Oddio! Oddio! Seppellitelo col fogliettino, va che carino! Gli fa piacere portarselo nell'aldellà. Comunque è una tragedia. Non può morire adesso! Se dovesse morire, non sapremmo mai un cazzo! Guarda che te vedo che ridi, eh! Rido perché ho finito di confrontare, analizzare, dissertare! Volevi il quaderno? Ho tutti i dati! E mo dati in faccia! Finite voi qua, va! Ma sono Tebal! Vado a prendere un pacchetto di patatine per... mangiarlo! Regolette del muori. Anche se sto giro ne sto spiegamboato, ma vabbè. Questa però è un po' in shinigamese burocratese. Te la faccio breve. Se uno shinigami te vuole fa usare il quaderno, allora lo usi. Che pure questa mi pare una cazzata, che verrà smentita. Ma vabbè, credo intendano uno shinigami che abbia il quaderno pure lui. Seconda regoletta. Se uno shinigami che ha posseduto... Attenzione, parlano proprio di possessione. Anche se per come l'avevamo visti, per possessione è inteso più che li possiedono tipo bamboline. Fanno la collezione, che bellina Pisa. Ti metto un teschietto tra i capelli. Vabbè, uno shinigami che ha posseduto un essere umano, se schioppa, sfortunatamente, il suo Death Note continuerebbe però a funzionare. Perché me lo dici adesso? Che di solito le regole anticipano sempre qualcosa? Ritorniamo da Misa! Sotto osservazionissima da L. Perché sono le ultime volte che potrà farlo. Anche se c'ha uno shinigami dietro. New entry della task force. Che dovrebbe attirare un pochino l'attenzione. Niente. Aizawa legge le regolette. La persona il cui nome sarà scritto su questo quaderno schiopperà! Seconda regoletta. Le mele sono rosse. Non è vero che so pazzo? Devi sapere a faccia di quello o t'attacchi proprio al e poi fegatelli e tutte le altre regole che sapevo già, please stop. Più due! Nuove! Scritte in fondo al quaderno e non all'inizio insieme alle altre. E già questo, sospettino. Prima delle due, se questo quaderno verrà bruciato, strappato, riciclato o reso inservibile in qualsiasi modo, il dio della morte pia e se ne va. Arrivederci e grazie, annata così. No, chiunque l'abbia toccato, guardato, sentito un giro, visto la serie anime che parla di noi, schiopperà! Sì, ma questo dovrebbe essere scritto in copertina. È uno scam così. Sarà colpa pure questo del re di Shinigami? Come ci insegna Minoru? No, è una regola falsa. Scritta da Ryuk, sotto dettatura The Light, perché lui ha detto le paroline magiche. Per favore. Cosa? Ma che me frega. Te do una mela. Bravo. Ormai l'imparzialità svenduta per qualche frutto. Il re degli Shinigami stavolta ingiustamente infamato. Questa volta gliele ha fatte scrivere così da non far distruggere il quaderno ai guardie, che poi sarebbe quello che una persona sana, imbecille, farebbe con st'arma cattiva. Leggiamo la seconda regoletta. Fake news. Se il possessore del quaderno non scrive nessun nome entro 13 giorni. 13. Perché? Perché gli apostoli sono 12 e quindi uno in più? Non lo so. Da quando ha scritto quello de prima, fammi indovinare, schiopperà!
questa scritta, ovviamente da Light, per impedire alla polizia di usare il quaderno e per salvasse le chiappine. Così la LB della quarantena diventa inscalfibile, sia per lui che per Misa. Bravo! Eppure a Ciro, in teoria. Ma chi mai sospetterebbe di Ciro? Quanto è bravo! Fosse stato lui Kira, veramente, Death Note sarebbe stato ancora più bello. All'ultima puntata scopri che in realtà ha manovrato il figlio. No, no, no. Comunque alla fine scagionati tutti! Con formula piena! Tutti! Tutti! Se mai fossero rimasti dubbi a L, che però gli vengono adesso, perché pare tutto troppo perfetto. Essere bianco. Allora, va bene perché l'hai chiamato essere. Sei inclusivo. Poco carino, ma inclusivo. Però bianco, sì. Per una volta Matsuda ha una reazione comprensibile. Matsuda non... Stavolta, come Light gliel'ha fatta a inizio puntata, è il turno di L de fa le domande. E sono sicuro che Rem sarà imparziale, come è stata prima, e gli dirà tutto. Non c'è solo sto quaderno in giro, vero? Boh, forse può essere. Non gli dice un cazzo. Non vale così però. E se ce ne fossero altri, le regole sarebbero sempre queste? Forse può essere, boh. È inutile L. Inutile L. A canna L. Basta sorvegliare Light e Misa. Devi ammetterlo. Sto giro te sei sbagliato. Succede anche ai migliori. Guarda, Light, te sei mai sbagliato in vita tua? No. Visto? Stavolta devi abbozza. Ma non è una sconfitta, Come dicevi prima, Misa secondo Kira ormai è risaputissimo. Ma non sono uno che gongola. No, mica. Va bene, Light. Scusa. Te non avete inchiodato prima con le prove. Ma non ti preoccupare, hai preso un abbaglio! Come il cane che sei! Però mi viene da pensare che forse adesso, Light, in questo periodo di vicinanza, da persona brava, senza ricordi, avrà fatto un pochetto amicizia con L. Te lo dico perché è stato dall'altra parte, è arricchito dall'esperienza in squadra per la giustizia, si sarà reso conto degli sbagli che ha commesso. Gne, sol dio di un nuovo mondo, e non mai scioccato, adesso so tornato, te giuro io te sfondo, bastardo. Tanto lo so che sei te, ma non puoi provarlo. Sono le regole scritte da uno Shinigami. Carta canta? Eppure io. Sì, è vero, gliel'ho fatta scrivere io. Ma tra dei, tanto cambia poco. Appare Gesù! Fa piacere sapere che Light, quando riacquista la memoria, non ci pensa un attimo. Dubbi, incertezze, niente. Dritto verso la follia! Misa scagionata, purtroppo se ne deve andare. Visto che Light, come promesso, l'ha salvata. Ora potrà rifarsi una vita, lontano da questo vortice di morte che è... Chi? Allora Misa, mo te dico quello che devi fare. Ma basta! Ma lasciala andare! Anche L glielo dice. Perché voi continuate a vedere ella? Ti sei innamorato di lei? Sì. Vabbè sì, ma stai a esagerare. Ma come Matsuda te crederebbe? Ma che bello! Posso fare la damigella? Ok, Matsuda è in caso a parte. Ma dai! Come fa a non sospettare L? Ve lo dico perché lui lo sa benissimo che lo stanno a fregare. Infatti continua a fare le domande allo Shinigami. Appena parlano di Misa, gli chiede qualcosa sugli occhi, perché sa che Misa lo ha visto e sa che è per questo che Light vuole continuare a vederla. Light incassa questa domanda da signore. Che mi dici? Può essere boh forse, ma vaffanculo! Perché ci deve essere qualche trucco? Perché non ho sbagliato! Tu sbagli! Non io! Misa comunque, così capisce, che a Light è tornata la memoria e sa già cosa fare. Andà a mezze fratte per dissotterrare il Death Note che apparteneva a lei, quello coi caratteri di Squid Game, e recuperare la memoria. Fosse stato il Death Note The Light, non l'avrebbe recuperata, capito? E dentro ci ha messo pure una letterina per lei. Ah, mi pensa sempre! Misa, ti penso sempre. Lo vedi? E non perché vorrei da te questo piccolissimo favore, che consiste nel porre fine alla vita di L. Scrivi il suo nome! Cazzo, scrivilo! Ma ti amo perché sei così intuitiva, un aggettivo che non ho nemmeno io.
So che capirai al volo quello che ti sto chiedendo. Ammazza L. Ammazzalo per favore. Ammazzalo adesso mentre leggi. Ammazzalo. Ammazza! Ho fatto questa sciocchezzina. Io finalmente ti amerò. Questa lettera si autodistruggerà fra 5 secondi se gli dai fuoco. Quindi dagli fuoco. Non ho capito. Lightamael deve porre fine agli aggettivi. PS L. Devi ammazzare L. E mozzarelle. Cristo, mi metterei con l'albero sotto cui ho seppellito il libricino piuttosto che con te. Vi odio tutti, cazzo, vi ammazzo tutti. Tu L, Rem, Watari e Zawa, mio padre Matsuda soprattutto. Siete la sozzura del mio mondo perfetto. Non fare tardi. Ti aspetto. Mi aspetta. Devo solo ammazzare L. E che c'è? Come si chiamava? Gargamelle, no. Elettro Lamborghini, nemmeno. Non mi ricordo. Misa veramente, però. E renditi utile. Quando stiamo nelle seriette stereotipatine giapponesi, tutti simp. Qua stiamo in mezzo ai chat, sovvertitori dei popoli, dei stati. Ma anche un po' simp. Non ci frega niente che sei carina. Guarda che è una cosa bella. Te si giudica per quello che fai. Preferirei le serie stereotipatine. Mi trovo meglio, è più facile. E che cazzo. Ma poi scusa, no, ma non ci hai fatto amicizia con L un pochetto? Non ti dispiace ammazzarlo? Mi frega solo dei Light. Due bastardi egoisti, Light e Misa, eh. Misa, sti cazzi de Rem, sti cazzi de L. Non va bene, Misa. Risbuca Ryuk. Ora tornato col quaderno di Misa. L'hai capita sta cosa? Chi l'ha buttato a terra prima? Lui. A braccino. Guarda che sono un maschietto, se fai così divento rosso. Che cosa? Aridaglie? Ma così chiudiamo questa domanda atavica. Come funziona il sesso degli Shinigami? Grazie sempre al volumetto 13, pagina 157. Che dice che gli Shinigami hanno un sesso, ma non fanno sesso. Non possono avere relazioni sessuali con gli esseri umani. Ma non possono fisicamente, o gli è vietato. Ma hanno gli organi genitali. Non si accoppiano manco tra loro. Non ho capito. E stavolta non è colpa mia, ci provate. Ma se non hai il pipo, o comunque non fai sesso, non hai queste pulsioni, che cosa arrossisci? Cioè, non arrossisce dove deve, mi scusi. A che serve il sesso degli Shinigami? Oh. A me me ne frega un cazzo, andiamo a piacere. E mele. Ecco le mele. Scopriamo inoltre che Ryuk ama così tanto le mele umane perché quelle del mondo degli Shinigami so così. Ah sì? Dimmi. Ma questo è un peperone. No, è una mela. Solo che è extra dry. E facci la vodka. Continuando a parlare di cose leggerine, perché ci sta, è pur sempre un manganime dei tenigerini, Misa butta in mezzo il fatto che vuole fare lo scambio degli occhi del muori. Ancora? Ma già l'hai fatto? Sì, ma avete ragione. Sono inutile. Così potrò scoprire il nome di L. Ancora. E dare una mano. Ancora. No, piccina. Perdonami, guarda. Ho esagerato prima. Rimaniamo col piano A. Vattene. Fai felice Rem. Non credo la prenderebbe bene se rifacessi lo scambio. Ma tanto c'ho tutti l'anni de gelos. Ma non si è capito quanti tieni a dati. Mi piace vivere il momento, vabbè. Ryuk, fermala. A me, te ripeto, me ne frega un cazzo. In più, siamo già nati a piene mele. Non hai potere contrattuale, a parte gli anni. Forse anche questo era tutto preparato. Misa si è ritrovata uno Shinigami con meno scrupolini. Casomai non si fosse ricordata il nome di L. Che anche sta cosa è un po' uno scam, eh. Cioè, io ti ho dato metà degli anni e quando ritocco il quaderno non mi ridai gli occhi. Devo pagare due volte per la stessa cosa? E che cazzo, ma siete peggio delle banche? Intesa San Ryuk. Misa torna alla base. Come fosse andata a spendere la paghetta. Anziché preziosi decadi della sua vita che non vivrà mai più. Rem se ne accorge e non la prende bene. L, te che dici? Te sei chiuso così dopo che hai abbozzato? Ma fammi mangiare, ma che me frega! Al piano di sotto, Misa tocca Light con un pezzo di quaderno. Quello de Gelos, poi passato a Rem, poi a Misa, poi a Light, poi tornato a Rem, poi a Ryuk, poi per terra, poi l'ha preso Light e quindi adesso può vederlo.
Quasi peggio degli aggettivi. Come butta? Voglio la frutta. Scusa Light, ma non sono riuscita a ricordarmi il nome di Ryuga Hideki. Ah, ci cioccano! Ma come no poi? Ma non potevi registrarlo, fargli una foto? Tutti quei cellulari, inventate qualcosa! Sempre detto che sei inutile. Avrei dovuto di a Ryuk da fatte secche e ti nasconde il corpo là a mezzo ai fratti. A Rem gli avremmo detto che sei cascata in un tombino. Ci crederebbe pure, visto quanto sei rincoglionita. Ma ho fatto lo scambio degli occhi, quindi posso rimediare. Comunque non ci pensa troppo, so cose che succedono. Light, che si è pure messo la camicia nera per fatte capire che è proprio tornato cattivo, visto che fino adesso era vestito di bianco. Come L, abbraccia Misa, perché gli vuole tanto bene. Cos'è essere un dio se non puoi condividerlo con qualcuno che ami? Una figata. Come? Una zozzata. Un brutto presentimento. Sì, è come una sensazione di fine. Alla prossima puntata.